direttore lui e benvenuti nella mia vita. Ha inizio una nuova giornata davvero divertentissima. E sapete perché? La nostra cara Sophie oggi dovrà andare dal dentista. Ma non ci vuoi andare oggi, un altro giorno. Dai, ci devi andare per forza. No. Sì che ci devi andare. Lo sai che io mi spavento sempre del dentista. Non me ne porta un fico secco. Non ti devi preoccupare, non succede nulla di cui aver paura. Sapete cosa deve fare la nostra carciofina? Fammi spazio. Ok. Lo racconto io. Oggi ragazzi dovrò mettere niente di meno che l'apparecchio ai denti. Aiuto, l'apparecchietto, vi rendete conto? Per avere i denti tutti dritti e poter parlare così. Non so se vi ricordate, ma io tempo fa avevo l'apparecchio. Quello tutto grigio, ero sorriso di argento. Ero tutta con l'acciaio in bocca. Un apparecchio vero e proprio da extraterrestre. Dopo qualche anno l'ho tolto e avrei voluto tantissimo avere dei denti dritti e perfetti. Ma non è stato così! Anzi, secondo me la mia situazione è peggiorata. Adesso li ho più sordi di prima. Così ho deciso, a distanza di qualche tempo, di mettere un apparecchio che posso mettere e togliere all'occorrenza. Quindi tornerà ufficialmente Sofia apparecchi. Uffa! Oggi quindi andremo insieme dal dentista, che mi farà la visita e mi metterà questa mascherina trasparente che farà diventare i miei denti dritti e splendenti. Guarda me che bei dentoni che c'ho. Certo, certo, per non dimenticare quando ti erano spuntati i canini da vampiro. E poi comunque secondo me anche tu dovresti mettere l'apparecchio. No, non è vero. Lui ha tutti i denti storti, quelli giù. Vabbè, dai, alla fine sei carino così, ci piace ugualmente. Ehi, hey, hey, ehi, aspettate. Prima di andare dal dentista, io volevo sapere quanti di voi hanno già completato l'album di figurine del film. Il nostro album di figurine, con all'interno la meravigliosa locandina del film. Me contate il film La vendetta del signore S. Dentro trovate tutte le scene del film con le figurine da inserire. Ci sono figurine meravigliose, glitterate e trasparenti. Figurine, figurine. No, 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 lui, no, basta, basta, basta. Ma sei impazzito? No. Lui, ma questi bambini però. Non c'è tempo da perdere, l'appuntamento era al dentista. Adesso raccogli tutto. Dai, dai, raccogli tu che sei più veloce. Non sono più veloce. Non solo adesso dovrei raccoglierle tu, ma pure io mi prenderò il braccialetto. Quale braccialetto? No, 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 aspetta, quelli sono miei. No, sono tutti miei. Perché dovete sapere che in edicola potrete trovare le bustine classiche che lui vi ha fatto vedere che ha buttato per terra. Proprio quelle lì. Oppure potete prendere questo pacchettino speciale, dove all'interno c'è un pacchettino di figurine, ma anche un braccialetto con un personaggio del film. I braccialetti sono tantissimi, super colorati, ma soprattutto ci sono anche i glitter, i cambia colore, quelli che si illuminano al buio. Di ogni personaggio, come vi dicevo, quindi di Sophie, Sophie clone, lui clone, vecchio saggio, signoresse, perfidia, Pongo, Marisa, tutti. E io sono super curiosa di sapere quale ci sarà all'interno di questa bustina. Non sbirciate. Intanto, come vi dicevo, c'è un pacchettino di figurine. E poi un'altra bustina contenente questo piccolo opuscolo e il braccialetto di Sophie! Guardate che bello! Meraviglioso, io lo adoro! E sapete la particolarità di questo bracciale? Si illumina al buio! Venite con me! Ma cos'è lì dentro? No, dove stai andando? Sophie, non puoi entrare nel ripostiglio! Posso entrare? Non ci vai? Che stai combinando adesso? Si illumina! Ma c'è nessuno? Ehi! Infatti è che non posso farvi entrare qui dentro e farvi vedere se si illumina. Cosa facciamo? Ti chiudo lì dentro. Mi chiudere. Adesso devi soltanto sistemare tutto perché dobbiamo andare. Vai, sciosho. Io mi metto sul divano, vado a rilassarmi. Non serve un'auto, veloce. Lui! Devi sistemare, non fare ancora più casino. Che ti sei fatto? Niente. A volte basta soltanto avere accanto amici sinceri. A volte dura, lo so. Ma so che insieme si può. Perché se si va possiamo fare a metà del poco che ho. Bravo, bravo, raccogli tutto per bene. Ok, ci sono quasi. E voilà, eccole qui. E no. Tutto è per bene, lui non così. In ordine. In ordine di cosa? Alfabetico. Ma quale alfabetico? Sono tutte uguali i pacchetti. Comunque, se anche voi volete prendere il nostro album delle figurine, le figurine e i pacchetti con i braccialetti, li trovate tutti quanti in edicola, mi raccomando, prendeteli! Ma adesso è giunto il momento di andare dal dentista! No, non esiste! Non c'è, Sophie! Ti vedo perfettamente, sei lì! Padrone non c'è in casa! Ma che padrone non c'è in casa? Togli questo! Forse ho un'idea! Che idea?
So io il modo per andare dal dentista senza dover uscire di casa. Che modo? Col teletrasporto. Mettiti comoda, fa come se questa fosse la sedia del dentista. Così, perfetto. Conta fino a tre e fai un saltello. Ok, uno, due, tre. Cavolo, ci siamo. Mi sa che sono proprio dal dentista. A giudicare da questi attrezzi molto spaventosi. Aiuto. Eccomi arrivato, sono dottore dentista. E adesso andiamo a controllare la bocca di carciofina. No, voglio un vero dentista, non te. Shosho, tu sei uno spettatore. Tu starei qui, se vuoi puoi riprendermi. Mi raccomando, non mi fare figure quando arriverà il dottore. Devi starti fermo. E questo cosa serve? Non interessa, aiuto. Dottore, chiamate un dottore. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, meno male, perché stava per fare qualcosa lui e io volevo... Non stavo per fare niente. Sei pronta, Sofì? Sì, prontissima. Iniziamo. Ok. Ecco qui, il bavaglio è messo. Aiuto. Bene, sono pure sdraiata. Perfetto, mi prendo il sole. No. Inizio sciacquando i denti con questo colluttorio. In questo micro lavandino, è bellissimo. Adesso Sofì sta per fare una scansione della bocca. Vi rendete conto? Con una telecamerina va a vedere tutta la sua bocca. Guardate. Guardate che sta succedendo. Quella è la sua bocca. Wow. Tutto ok? Senti qualcosa? Guardate qui, è incredibile. Questa è la bocca di Sofì. Fai un bel sorriso. Come vedete i miei denti sono un po' stortini. Una volta fatta la scansione, dopo un paio di settimane, dopo la prescrizione del medico, arrivano le mascherine che verranno messe all'interno della vostra bocca e della mia al momento. Quelle di Sofì sono già pronte. Guardate qui, sono quasi invisibili. Sono carinissime e sono fatte apposta per la mia bocca. Sono uniche al mondo. Che sta succedendo, Sofì? È una nuova challenge. Prova a dirlo, supercalifragili. Supercalifragili. Ti entrate. Divertentissimo. Adesso saranno messe a Sofì dei gancettini che serviranno per tenere in posizione l'apparecchietto. Ok ragazzi, ci siamo. Wow. Abbiamo messo dei gancetti invisibili, non so se li vedete perché appunto sono invisibili. Guardate qui. Na. Eh sì, si vedono. No, non si vedono, sono invisibili. Lo dici per farmi un dispetto, vero? Sì, sto scherzando, non si vede proprio nulla. E qui c'è la mascherina trasparente da andare a mettere. La metterò per la prima volta. Dai. Ci siamo. Ok. Wow, è scomparsa. Fatto, è semplicissimo. Non si vede nulla. Infatti non sembra neanche di avere un apparecchio. Incredibile. Prova a dire sassofono. Sassofono. Sembro Pongo. Bene, per il momento lo togliamo. Riesci a toglierlo? Sono bravissima. Lo mettiamo dentro la sua culetta. Grazie. Voilà. Fantastico. Il nuovo tesoro di Sofì. Uno specchietto. Ok. Togliamo questo qui e ci teletrasportiamo a casa in 3, 2, 1. Oh! Bene, eccoci tornati a casa. Non so più dire lei. Dovrò prenderci l'abitudine. Ciao da gatti, tutti i denti. Siete curiosi di vedere Sofì 24 ore con l'apparecchietto? No, non voglio fare questo video. Sì. Ma intanto Team Trotter, l'avventura di oggi si conclude qui. Se vi siete persi il video di ieri, cliccate qui davanti a me per vederlo subito. Mentre se volete vedere un altro video super divertente, cliccate qui davanti a me. Noi vi mandiamo un bacione gigantesco e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao.